quello che presentiamo è proprio uno dei punti alti, io credo, delle celebrazioni, perché trattiamo del recupero di un centro di testimonianze storiche e di cultura che ha una propria unicità, e credo sia questo il motivo per cui questo investimento che qui viene fatto, che sarà un investimento di circa 2.400.000 euro, che è un investimento importante in un edificio che, come avete visto, è importante, non è un piccolo edificio centralissimo nella città, è uno dei principali investimenti che si fa nel nostro paese per il 150esimo, perché, diciamo così, la città si è conquistata grazie ad una attenzione, a una sensibilità che risiede nella eccezionalità della figura di Mazzini. Quindi, peraltro, vista la città, devo dire che questo investimento si cala in una zona della città che si rinnova tutta, ecco, dalla piazza Vittorio Emanuele a Forza Italia, a tutto il resto che sapete, quindi è un elemento di valorizzazione che ha una continuità che può facilitare un rilancio. Però vorrei che parlasse il dottor Peruffo, poi magari io aggiungo su un'idea che abbiamo, che sviluppiamo insieme, riguardo a come gestire in prospettiva questo spazio. Ma io ringrazio il sindaco Filippeschi e la città di Pisa che insomma accompagna con una collaborazione straordinaria a quest'opera, che è una delle due opere più importanti del 150enario per la parte culturale. Voi avrete visto che abbiamo inaugurato col presidente Napolitano il 17 marzo il completo restauro del Gianicolo, dove sono stati restaurati tutte le 100 statue, le 83 erme, è stato inaugurato il nuovo monumento alla Costituzione della Repubblica Romana e il piccolo museo di San Pancrazio. Il piccolo museo di San Pancrazio è un modello che noi qui replicheremo in grande, con un museo monografico che sarà l'unico museo in Italia completamente dedicato a Mazzini, che morì qua perché qui aveva i suoi amici migliori, ricordiamo, cioè in casa Nathan Rosselli, ebrei livornesi emigrati in Inghilterra, che per decenni hanno protetto e insomma ha curato con affetto Mazzini. Lui morì qui perché era tra amici e la città di Pisa lo onorò con dei funerali, che era un uomo proscritto e ancora ricercato dalla polizia italiana, furono anche un gesto di grande coraggio. Noi speriamo, siamo sicuri che questo coraggio proseguirà nel ridare completamente vita a questo sito. Questo sito non è solo un museo, è un centro studi moderno, e col sindaco Filippeschi noi vorremmo che, oltre ad avere qui un museo multimediale, emotivo, concepito per i ragazzi, ma concepito anche per parlare ai ragazzi di altri paesi che qui studiano, che qui passano, sia anche un centro di produzione di pensiero sul pensiero democratico e repubblicano, e che quindi diventi anche un centro di rilievo nazionale. Questo sarà un museo nazionale, anche se sarà un museo gestito insieme dal Comune di Pisa e dalla Domus Mazziniana, ma sarà anche un luogo di ricerca internazionale. Questo è anche un luogo della memoria. Il progetto principale del 150enario si chiama I luoghi della memoria, sono 400 siti, noi li restaureremo tutti. Qui ci sarà quindi anche un oggetto simbolico. L'oggetto simbolico sarà il giuramento della Giovane Italia, che qui è custodito nel suo manoscritto, ma sarà anche un monumento che sarà nella facciata, che diciamo la retrofacciata che voi vedete sul giardino, che sarà completamente diciamo occupata dal testo in metallo del giuramento della Giovane Italia, ma lo spiegherà meglio la progettista Anna Laura Spalla. Diciamo che noi la sfida è quella di costruire un modello di museo che tutti desiderino visitare con molto multimediale. I lavori che iniziano oggi si concluderanno, ma noi speriamo, diciamo, per la fine di settembre, e il Presidente della Repubblica è nei nostri auspici che lo inauguri con un grande congresso internazionale sul pensiero di Mazzini. Io vi dico una cosa che ho detto stamattina al sindaco: abbiamo deciso che urgentemente, dopo aver restaurato la statua di Mazzini
che è stata restaurata dall'unità tecnica di missione che ha finanziato e realizzato tutti questi interventi, quindi Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo deciso con urgenza di restaurare la statua di Garibaldi, la piazza Garibaldi, che è una statua importantissima di Ettore Ferrari, che è una delle grandi statue di Garibaldi in Italia, vicino al luogo dove lui sbarca nel, diciamo, per andare poi a Spromonte. Speriamo di realizzare quest'opera nel più breve tempo possibile, ma prima della inaugurazione della Domus Spaziale. Per conservare le funzioni della Domus, abbiamo pensato di lasciare naturalmente la biblioteca, che è una biblioteca preziosa, che verrà concentrata in questo corpo di fabbrica di memoria. Verrà concentrata e unificata, quindi il senso di avere uno spazio, sebbene non amplissimo, di biblioteca, concentrando i volumi che qui erano sparsi per la Domus. Invece questo corpo di fabbrica, cioè questo piano e quello superiore, sarà museo. E le cose interessanti da dire sono che al piano di sopra sarà possibile avere uno spazio differente da quello che vedete adesso, perché nei sottotetti c'è una risorsa interessante, che è lo spazio tra il tetto, diciamo, e il solaio attuale, che verrà demolito, potendo realizzare dei lucernai che in parte ci sono già e in parte verranno aggiunti, sfruttando quindi questo spazio che fino adesso non era ancora stato utilizzato. Qui c'è la luce naturale che viene dall'alto. E l'altro aspetto interessante è che la visita si conclude con uno spazio molto intimo, che è la sala dei manoscritti di Mazzini, che sarà, diciamo, sull'alto via D'Azeglio, che poi coincide con la posizione della stanza in cui morì Mazzini, nell'edificio precedente a questo. Con i manoscritti. Con i manoscritti, e quindi la visita si percorre sul lato di via D'Azeglio, lato in cui c'è il giuramento della Giovane Italia come installazione a tutta facciata. Questo luogo è un luogo comodo, sì. Magari vediamo questa. Sì, sì, è un luogo, diciamo, una specie di piccolo sanctorum con sì, manoscritti custoditi dal professor Finelli. Custoditi, sì, a questa forma di che comodo. Si sono arricchiti di questi 420 manoscritti nuovi. Quanti ce ne sono a questo punto? A questo punto di manoscritti mazziniani ne abbiamo circa 700, di cui appunto la maggior parte sono edite, anche se ne restano ancora, facendo gli ultimi controlli, una cinquantina che provvederemo a pubblicare al più presto. È molto importante per noi caratterizzare questo centro anche come centro di studi e di iniziative permanenti sul tema del repubblicanesimo e della democrazia, perché questo può essere l'aggancio di prospettiva che dà un respiro che va oltre la pur importantissima testimonianza storica, che qui ha una unicità, che quindi motiva anche l'investimento e poi il mantenimento della Domus come istituzione. E su questo noi cercheremo di coinvolgere anche le altre istituzioni, le università, i centri studi, insomma, perché caratterizzare la città come città di Mazzini, del repubblicanesimo e della democrazia, delle democrazie, insomma, che è il tema più importante, diciamo, del pensiero politico di oggi, della prospettiva, credo sia un investimento importante. Quindi dobbiamo metterci del nostro. Questo fa da volano anche ad un uso di questa struttura, che è un uso più fresco e più avvincente. Questo.